Boom a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi come avrete letto siamo nell'undicesima puntata di Identikit. Ebbene sì, perché ieri sera precisamente è finita finalmente, fa pure rima, questa telenovela su Rafinha. Il Barcellona, dopo che ha respinto 847 offerte da parte di Ausilio, finalmente ha accettato i 38 milioni ipotetici di riscatto e oggi o domani il calciatore sarà a Milano. È stata una trattativa non semplice perché ovviamente il Barcellona voleva ricavarci e non poco da questa cosa. Io, come ho detto ieri nel video di Kovacic, se non l'avete visto andatelo a vedere, spero vivamente che faccia talmente bene che l'Inter sarà costretta a riscattarlo, perché se l'Inter fa bene vuol dire che arriveremo in Champions e magari anche grazie a lui, chi lo sa. Non penso che adesso l'Inter abbia tutti questi soldi, anzi ne sono quasi certo. Qualora il giocatore non raggiungerà gli obiettivi che l'Inter si è prefissata, che magari Spalletti si aspettava, semplicemente ritornerà in Catalogna, a Barcellona. Ragazzi, allora, cosa sappiamo di questo giovane brasiliano? Rafael Alcantara do Rinascimento, detto Rafinha, nasce a San Paolo il 12 gennaio 1993. È un calciatore brasiliano con passaporto spagnolo ed è il fratello di quel Thiago Alcantara che gioca al Bayern Monaco. Certo, però potevamo prendere lui. Ci accontentiamo di poco, siamo gente semplice noi all'Inter. Comunque, fa tutta la cantera nel Barcellona e poi arriverà in prima squadra. Qui vincerà due coppe spagnole, due supercoppe di Lega, due campionati, una Champions League e una Supercoppa UEFA. Direi che il palmarès... Penso che il suo palmarès sia il più grande in questo momento di tutti i giocatori dell'Inter messi insieme. Cioè, sicuro proprio. Chi altro è che ha vinto così tanto all'Inter? Nessuno. Quindi arriva con una certa esperienza, purtroppo però arriva anche con un sacco d'acciacchi, perché il ragazzo non gioca da aprile, se non sbaglio. Cioè, proprio una vita fa. L'altro giorno è tornato in campo. Io mi auguro, spero che duri, che non si faccia male, e gli auguro tanta fortuna. Speriamo possa far bene. Ti prego Rafinha, portaci in Champions, ti prego. Se mi senti, se mi ascolti, questa è la voce di tutti gli interisti che te lo chiedono. Facci riscattare quei 38 milioni, dimostraci che sei un fenomeno. Niente ragazzi, questo era il mio augurio, lasciate un bel like per il benvenuto di Rafinha e inoltre mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, attivate quella campanellina, iscrivetevi al canale, dovete seguire il Credo che è solamente uno, mi raccomando. Se vi va, seguitemi anche su Instagram, Bumbizio, niente di più, niente di meno. Regole molto semplici, mi raccomando, perché è gratis, tutto gratis ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima e sempre, sempre Forza Inter.